Salve, grazie di esserci. Quattro concorsi a Palazzo Dogana per 10 posti, posti importanti, il posto fisso e il posto a tempo indeterminato. Si presentano 1974 candidati, un numero obiettivamente notevole. E subito si scatenano le polemiche nel fine settimana, sostanzialmente incardinate su quattro elementi di criticità. Il primo, ma come ci dite? Parteciperete al concorso e utilizzerete supporti informatici e digitali, invece sempre la vecchia carta e penna. Scalzulli, segretario generale dell'ente intermedio, ascoltato dall'attacco, dice sì, vero, ma sarebbe costato il tutto 80-90 mila euro in più. Seconda questione, la scoperta, a parere di molti candidati, il giorno stesso del concorso, di che cosa? Della presenza di prove di idoneità preselettiva, nel senso che il test di inglese e informatica è stato considerato, ribadisce ancora il segretario dell'ente intermedio, come dire, vincolante il superamento di quel test rispetto all'accesso alle altre prove. Scalzulli cita una recente sentenza del Consiglio di Stato che in pratica stabilisce che per accedere al pubblico impiego serve conoscere inglese e informatica alla stessa maniera delle altre materie. Ci sarebbe anche un orientamento di segno diverso. Giuseppe Mainiero, ex consigliere comunale di Foggia e candidato sindaco a Foggia, suggerisce ai candidati di verificare anche se nel verbale di insediamento della commissione si faccia poi riferimento effettivamente alla presenza di questi test, di queste prove di idoneità preselettiva. Ancora terza criticità. La prova scritta unica, nel senso che è un concorso che ha fatto a meno del test orale e non ha considerato neanche il curriculum o i titoli di studio. Insomma, replica del massimo dirigente di Palazzo Dogana. È vero, era una nostra, come dire, era nelle nostre facoltà, avremmo perso un anno in più facendo anche i test orali. E infine, quarto nodo, quarta criticità, anche il ricorso a una società esterna che ha sostanzialmente fornito la provincia di questo pacchetto di 1000 domande, 1000 test, da cui poi le commissioni hanno attinto i 40 somministrati ai partecipanti. Insomma, gran casino, soprattutto sui social. Tre questioni sullo sfondo. La prima, ma c'è una regia politica, c'è un interesse diverso, molto forte, pregnante, del presidente della provincia, Nicola Gatta, sindaco di Candela. Perché? Perché partecipano una trentina tra geometri, altri professionisti del centro dei Monti Dauni a questo concorso. Risponde Gatta: sì, è vero, hanno partecipato una trentina, però alla fine sono risultate idonei 4-5, non di più, e tra l'altro neanche in posizioni di rigore. 30 obiettivamente però è un numero importante, nel senso che insomma ci autorizza a pensare che ci sia stata una buona comunicazione, definiamola così, sulle quattro procedure concorsuali a Candela, perché se Candela vale 2.600 abitanti e la popolazione di Capitanata 600.000, significa che Candela pesa per lo 0,5, quindi lo 0,5 di 1.974 partecipanti non è appunto 30 o una trentina, ma 10, 11. Sicuramente c'è stata una buona comunicazione. Altro elemento sullo sfondo, le commissioni. A presiedere la prima c'è Massimo Lucianetti, la seconda un architetto, Mucilli, dirigente di Palazzo Dogana. Massimo Lucianetti è personalità di assoluta specchiata moralità, è stato sostituto procuratore con Tonino D'Amelio ai tempi della Tangentopoli Foggiana, ha fatto il procuratore capo, insomma, personalità di primo piano, un elemento di garanzia, si direbbe. L'altro presidente di commissione è l'architetto Mucilli, sicuramente persona molto legata all'ex numero uno di Palazzo Dogana, Francesco Miglio. Ma insomma, complessivamente le commissioni sembrano dare garanzie. Terza e ultima questione che sta sullo sfondo, i nomi. Abbiamo deciso appunto di pubblicare, di fare i nomi dei candidati che hanno ottenuto il punteggio massimo. E abbiamo scritto nell'edizione di oggi in edicola, e domani leggerete anche altro, di
due figlie di un noto professionista, affermato professionista foggiano, l'avvocato Mari, una delle due figlie è anche moglie del segretario provinciale di Forza Italia Raffaele Di Mauro, a sua volta anche oggetto, come dire, di un, insomma, di una situazione un po' controversa che raccontammo una decina di anni fa, e cioè la sua assunzione al consorzio di bonifica della Capitanata con una qualifica bassa, Camparo, e poi, come dire, in tempi rapidissimi, invece l'ingresso nell'ufficio legale del consorzio. Insomma, tutte e due con il massimo punteggio, una con il massimo punteggio, l'altra con qualcosina in meno. Ancora la figlia di Peppino D'Urso, storico dirigente della sinistra di Foggia, ex assessore provinciale e oggi presidente del Teatro Pubblico Pugliese. Ci sarebbe anche il figlio del sindaco di Roseto, Lucilio Aparisi, e anche un altro candidato riferibile al Partito Democratico. Molti sono appunto in posizione ex aequo e quindi la commissione dovrà valutare, e lo capiremo naturalmente, che scelte farà, a nostro avviso scatenando, come dire, ulteriori polemiche. Per chiudere con un'impressione finale, noi pensiamo che ci sia, come dire, una lettura, cioè noi pensiamo che i 1974 candidati, la gran parte appunto di chi ha deciso di, insomma, partecipare a questo concorso, sia espressione, siano i figli di quel ceto medio che ha costituito l'ossatura, il tessuto connettivo del capoluogo sino a 15-20 anni fa e anche delle realtà urbane più importanti di questo territorio. La cosa che fa specie è, alla fine, questa, è, come dire, è il ritorno ancora una volta alla mistica, definiamola così, del posto fisso, come era 40-50 anni fa. Ecco, i figli di quel ceto medio, di quel corpaccione, di quel grande invaso di ceto medio che ha caratterizzato la struttura sociale delle nostre realtà urbane, i figli di quel ceto medio, ancora oggi, a distanza di decenni, chiedono e cercano il posto fisso. Grazie, alla prossima.